Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi di un argomento che in realtà vi ha incuriosito molto su Instagram, in quanto vi ho fatto nelle stories un piccolo unboxing riguardo dei nuovi prodotti che ho acquistato da Lidl. Questa volta, come avete detto dal titolo, riguardano abbigliamento Lupilu, quindi diciamo per i neonati, i bambini, insomma la fascia da 0 a 10-11 anni. Prima di iniziare con il video, però volevo farvi vedere questo, diciamo, prodotto molto particolare che ho ricevuto da Lala Lab. È praticamente un poster bellissimo e gigante che ho fatto realizzare perché voglio proprio mettere qui nello studio. Lo apriamo subito insieme, io l'ho visto veramente di sfuggita. È praticamente questo poster che ho appunto scelto io con questa immagine di Chanel, davvero molto bella. Naturalmente potete trovare nel link in descrizione. Comunque, ragazzi, è davvero molto carino. Se comunque volete realizzare un prodotto del genere o comunque un poster con fotografie o altre stampe, vi lascio il link di Lala Lab giù nell'info box e anche un codice sconto del 20% che appunto mi hanno rilasciato per voi. Diciamo che ho voluto fare questo video perché ho fatto vedere alcuni prodotti abbigliamento che ho acquistato appunto da Lidl per Alessandro proprio in queste settimane, che appunto sono, diciamo, usciti in edizione limitata. Vi dico questo perché comunque io da tantissimo tempo, più che altro da quando ero incinta, ecco, acquisto spesso da Lidl abbigliamento da bambino, perché comunque ho notato che dopo la prima volta che ho acquistato questi prodotti, con cui poi mi sono trovata molto bene quando è nato Ale, ho deciso naturalmente poi di riacquistarlo. In realtà ho letto varie recensioni di tantissime mamme che dicevano che appunto questo abbigliamento Lupilu da bambino aveva una qualità molto buona e dei prezzi davvero ottimi. Più che altro mi hanno incuriosito questi prodotti perché appunto molte mamme dicevano che anche con vari lavaggi, cioè, non si era mai rovinato. Quindi appunto appena sono rimasta incinta ho detto vabbè dai, quasi quasi provo qualcosa anche io. In questo video vi parlo della mia esperienza, quindi di cosa faccio io quando escono questi prodotti da bambino e di cosa ho acquistato in passato e cosa ho acquistato, ecco, nelle ultime settimane. Per prima cosa io guardo sempre il volantino ogni settimana, proprio perché i prodotti Lupilu di abbigliamento sono sempre sempre segnalati sul volantino. Questo perché va davvero a ruba, piace davvero moltissimo. E proprio per questo, se comunque vedete sul volantino nuovo abbigliamento Lupilu per bambini, vi consiglio di andare il giorno in cui escono i prodotti ad acquistarlo, perché comunque vanno a ruba, appunto perché il prezzo del prodotto eccezionale e ha una buonissima qualità. Seconda cosa, vi dico che tutti questi prodotti sono delle edizioni limitate, quindi non trovate appunto l'abbigliamento Lupilu sempre quando andate da Lidl, ma solo appunto quando è segnalato, come vi spiegavo prima, da volantino. Naturalmente l'abbigliamento è disponibile sia per neonato che per neonata, sia appunto da bambino che da bambina. Allora, la cosa più importante di cui volevo assolutamente parlarvi in questo video sono le taglie. Ci tengo comunque a parlarvi bene delle taglie perché, come potete immaginare, l'abbigliamento Lupilu, comunque l'abbigliamento da uomo, donna o bambino da Lidl naturalmente non si può provare, perché comunque tutti questi prodotti vengono venduti in delle confezioni di carta, che sarebbe meglio, almeno io personalmente non apro, non ho mai aperto, perché comunque è una forma di rispetto e di educazione verso il cliente che arriverà dopo di me. Quindi comunque in questo video voglio parlarvi appunto bene delle taglie per evitare che si aprano prodotti, eccetera. Con le taglie io mi sono regolata in questo modo. Di solito, acquistando la taglia che porta normalmente il bimbo o la bimba, sicuramente quando tornerete a casa e gliela proverete, gli andrà sicuramente grande. Questo perché appunto l'abbigliamento Lupilu tende a calzare grande, sono quindi taglie europee. Per farvi capire, funziona un po' tutto come l'abbigliamento bambino H&M o anche adulto H&M. Quindi acquistate un prodotto e volete che vada perfetto a pennello, vi consiglio di acquistare una taglia in meno. Altrimenti io su Ale ho sempre fatto in questo modo.
modo ho acquistato da Lidl la taglia che prendo anche in altri negozi, che siano UVS, che sia Guess, che sia Tommy Hilfiger, insomma tutti la taglia normale. Questo perché pure se magari è un po' grande non fa nulla, preferisco che insomma sfruttargli il pezzo d'abbigliamento anche per i mesi successivi. Vi faccio vedere al volo ciò che appunto ho acquistato di recente, ma è solo un esempio perché comunque già in passato ho preso alcune cose. Allora, per prima cosa, per diciamo questa primavera estate, ho voluto provargli a prendere questa polo. Come vedete è 74-80, va infatti a centimetri, e infatti questa è 6-12 mesi. Questa è una polo semplice sul davanti blu e celeste, mentre dietro ha tutte queste scritte. Credo di averla pagata 3-4 euro massimo, e niente, io la lavo con il classico sapone per bambini e mi trovo molto bene. Devo dirvi che alcune volte neanche gliela stiro perché comunque è perfetta anche così. Poi ecco una maglia che mi piace tantissimo, che sempre, cioè questa veramente volevo assolutamente prenderla, è un'altra polo, sempre naturalmente 74-80, 6-12 mesi, e anche questa credo di averla pagata massimo 3-4 euro, ma è davvero bellissima. Poi naturalmente di tutte queste cose che vi faccio vedere, ve le faccio vedere appunto anche indossate su di lui, così potete anche rendervi conto bene del prodotto. Devo dirvi che diciamo che questa è la cosa più bella che gli ho preso finora da Lidl, anche se la prossima è fantastica. Vabbè, comunque questa è davvero molto carina perché, come vedete, è estiva, sbarazzina, colorata, e mi piace moltissimo. E poi ultima cosa che gli ho preso appunto di recente è questa salopette. Ragazzi, con questa salopette è bellissimo, cioè è bellissimo anche senza, però con questa proprio è perfetto. Questa è taglia 74, quindi 74 centimetri, però calza davvero grande, infatti su di lui diciamo che gli va bene, gli va benissimo. E la cosa bella di questa è che si può regolare mettendo il bottoncino o più largo o più stretto. È una salopette in jeans con questa taschina dietro. Poi in passato, magari vi cerco di lasciarvi una foto qui, vi ho preso da Lidl anche dei body a manica lunga, uno era tipo un pacco da due, sempre credo di averlo pagato massimo 4 euro, con appunto due body, uno blu e uno bianco, e anche con quelli mi sono trovata molto bene. Naturalmente in questo video vi sto parlando per lo più di prodotti per neonati, proprio perché Alessandro comunque per ora ha 9 mesi, sicuramente quando crescerà proseguirò anche a comprargli prodotti Lupilù anche per quando sarà più grande naturalmente, perché devo dirvi che finora mi sono trovata davvero benissimo con tutto, e quindi non può che essere almeno la mia una recensione positiva, si aggiunge naturalmente a tutte le altre che ho letto sul web. Anche i prezzi naturalmente, essendo diciamo tra tutti i prodotti Lidl, sono davvero molto contenuti, e appunto vi ripeto che la qualità è ottima, soprattutto in relazione ai lavaggi e a quanto si sporcano, come se siete mamme come me sapete, diciamo l'abbigliamento per bambini. Mi sapete naturalmente anche voi nei commenti se avete provato sui vostri figli questi prodotti Lupilù, se vi siete trovate bene o meno, e soprattutto se magari nel corso del tempo, nel corso dei lavaggi invece, questi prodotti si sono rovinati. Comunque ragazze, con questo è tutto, vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina, nell'info box trovate anche il link diretto al mio profilo Instagram, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!